Buongiorno a tutti. Oggi volevo parlarvi di un tool in modo particolare di Enterprise Architecture, proprio partendo dalla base, dal tool che viene utilizzato a supporto dell'Enterprise Architecture. Devo dire che noi in DocFlow pensiamo che l'Enterprise Architecture sia indispensabile per una IT governance efficace e moderna di tutte le architetture aziendali. E questo ancora di più durante le trasformazioni digitali in corso. E per questo che DocFlow ha intrapreso una partnership con Biz Design per il mercato italiano, con l'obiettivo proprio di fornire degli strumenti efficaci anche in questo ambito. Durante la presentazione vedremo poche slide per poi andare direttamente sul tool in una demo live. Ecco, partiamo dalla definizione di Enterprise Architecture. Vediamo che la federazione che riunisce i professionisti dell'Enterprise Architecture la definisce come una pratica ben definita per condurre analisi aziendali, progettazione, pianificazione e implementazione, utilizzando un approccio olistico in ogni momento per il successo dello sviluppo e dell'esecuzione della strategia. Continua dicendo: l'Enterprise Architecture applica principi e procedure di architettura per guidare le organizzazioni attraverso i cambiamenti aziendali, delle informazioni, dei processi e delle tecnologie necessarie per eseguire le proprie strategie. Beh, allora, i CIO o i responsabili IT potrebbero obiettare che non è diverso da quello che già fanno tutti i giorni. Certamente il loro obiettivo è quello di rendere efficace la strategia aziendale mediante la leva tecnologica. Potremmo dire con uno sguardo sempre rivolto all'innovazione, all'innovazione possibile da attuare all'interno del proprio contesto aziendale. E questo per dire che in realtà tutti i CIO, tutti i responsabili IT già si occupano di Enterprise Architecture. Ma c'è una differenza. La differenza sta nel come, in quali strumenti sono utilizzati per attuare l'Enterprise Architecture. E allora dobbiamo dire che i CIO hanno bisogno di prendere delle decisioni importanti, con un budget che è sempre più ridotto. Il CIO vuole accelerare il cambiamento e gestirlo in sicurezza, e allora ha bisogno di informazioni aggiornate sullo stato delle architetture e sulle iniziative in corso. E non è l'unico ad aver bisogno di queste preziose informazioni. Sono utili a tutta la sua struttura, ma anche ai process owner, ai system owner o ai risk manager, agli IT risk manager. Pensate alla compliance IT. E allora vi chiedo, provate a pensare un po', in quanto tempo siete in grado di avere delle risposte a queste domande? Quali applicativi gestiscono i dati sensibili? E quali sono questi dati? Quali dati sono scambiati tra gli applicativi? E come? Qual è l'impatto del cambiamento in corso? Impatti in termini di sicurezza, di organizzazione o tecnologia? O ancora potrei chiedervi: qual è l'interdipendenza tra le iniziative? Se dismetto un applicativo, che impatto avrò sul resto dell'architettura? Potrei ancora chiedere: qual è il gap tra la situazione attuale e quella desiderata? Quali componenti andranno dismessi? Quali sviluppati? E in che tempi? Quali sono i dispositivi obsoleti? E quanti invece lo saranno a breve? Ad esempio perché un loro componente non sarà più supportato dalla manutenzione del fornitore. E quindi vi rifaccio la domanda:
nella vostra organizzazione, in quanto tempo riuscite ad avere queste informazioni? Perché ovviamente le informazioni, parto dal presupposto che sia possibile reperirle, ma è il tempo che ci consente di accelerare la nostra trasformazione. Allora, se la vostra risposta è in tempo reale, vuol dire che state già applicando in modo consapevole o meno i buoni principi dell'Enterprise Architecture e avete presupposti per accelerare il cambiamento. In caso negativo, difficilmente potrete essere veloci e le vostre scelte probabilmente saranno basate su poche informazioni, non sufficienti per prendere delle decisioni importanti come quelle che i CIO prendono tutti i giorni. E allora ritorniamo alla differenza che c'è tra l'Enterprise Architecture, intesa come progettazione delle architetture dell'azienda, e invece come metodologia. E allora vediamo che l'Enterprise Architecture si propone di attuare meglio ciò che i dipartimenti ICT già fanno, semplicemente introducendo delle nuove pratiche e degli strumenti. Allora, ho fatto una riflessione, ho detto, ma qual è la differenza reale tra quello che i CIO già fanno tutti i giorni nel loro lavoro e quello che invece fa un CIO quando decide di implementare un sistema di Enterprise Architecture? Allora, a mio parere ci sono tre punti. Il primo punto è la modellazione. L'Enterprise Architecture prevede la modellazione esplicita delle architetture mediante dei diagrammi che utilizzano un linguaggio comune a tutta l'azienda, proprio per comunicare informazioni sull'architettura. Punto 2. Il repository, la presenza di un repository. L'Enterprise Architecture prevede l'utilizzo di strumenti di collaborazione per il disegno delle architetture in un database condiviso, cioè i diagrammi di cui parlavamo prima devono essere disegnati condividendo delle informazioni e distribuiti in maniera integrata, vuol dire che io devo avere la possibilità, ad esempio, di fare delle ricerche all'interno del mio repository e di vedere tutte le relazioni che ho all'interno di questi diagrammi. Quindi il diagramma non può essere un diagramma fatto con PowerPoint, ad esempio, o con Visio. Punto terzo è un processo di governance. L'Enterprise Architecture prevede un processo definito per la gestione del cambiamento continuo, in cui tutti i progetti tendono verso un target tecnologico coerente con le scelte strategiche, sia di business che IT. Questo processo naturalmente deve includere la modellazione quindi dei diagrammi di cui abbiamo visto prima, e deve includere l'utilizzo del tool di Enterprise Architecture. E allora vediamo che il CIO inizia ad avere più informazioni per le proprie scelte. Abbiamo detto che, come dicevamo prima, DocFlow ha una partnership in corso con Wiz Design ed è stato scelto per vari motivi, uno dei quali è che Wiz Design è attualmente il leader del settore. Per cui se vediamo il quadrante magico degli Enterprise Architecture Tools della Gartner, vediamo che sta in alto e a destra. E questo perché la Gartner pone, diciamo, lo considera innovativo, lo considera in continua evoluzione e è stato disegnato soprattutto intorno a una specifica metodologia che Archimedes poi mette a disposizione, come vedremo, altre metodologie, ma in realtà nasce proprio su Archimate, che è un linguaggio di modellazione che si sta diffondendo per l'Enterprise Architecture. E chi utilizza Archimate lo trova pronto all'uso.
Questo è importante anche perché spesso chi si occupa di enterprise architecture inizia, diciamo, a disegnare le architetture utilizzando dei prodotti free, ad esempio un prodotto free, un prodotto, diciamo, che si trova gratuito sul mercato è Archi, che appunto consente di modellare, di diagrammare, diciamo, in Archimate. E in questi casi anche lo startup del progetto risulta particolarmente veloce perché i diagrammi si possono importare, cioè, mediante il linguaggio comune che è Archimate. Vediamo come è fatta la soluzione e come è composta. È composta da un tool per il disegno che si chiama Enterprise Studio, a cui normalmente accedono gli Enterprise Architect e Solution Architect, dove ovviamente gli Enterprise Architect sono quelli che disegnano e progettano l'architettura nel loro complesso. Ecco, si possono paragonare a degli urbanisti, come se fossero degli architetti urbanisti, no? Delle architetture aziendali, mentre i Solution Architect sono gli architetti, gli ingegneri che progettano, diciamo, i singoli building, quindi singoli, delle singole abitazioni, palazzi, ponti e così via. E queste due figure sono quelle che solitamente accedono a Enterprise Studio, proprio perché si basa su un server che troviamo al centro, che è Team Server, che consente la collaborazione e la condivisione dei diagrammi. Poi c'è un altro componente, che si chiama Horizon, che invece permette di divulgare le informazioni e quindi di pubblicare tutto quello che viene prodotto con Enterprise Studio, ma anche di attivare, diciamo così, dei piccoli workflow, per esempio approvativi rispetto a delle architetture. Io potrei disegnare una soluzione o un'architettura all'interno di Enterprise Studio e poi validarla e approvarla mediante un workflow su Horizon. Team Server inoltre consente di importare ed esportare delle informazioni. In modo particolare c'è un connettore standard SQL, quindi con SQL, un altro con ServiceNow e poi mediante Excel, per cui posso fare degli export di Excel piuttosto che degli import di Excel. Vediamo un po' come Bits Design nel suo complesso, come la soluzione supporta la digital transformation in tutte le sue fasi. Innanzitutto è necessario comprendere i driver di business, gli obiettivi, le minacce, le opportunità e le strategie per raggiungere questi obiettivi. Per cui Bits Design mette a disposizione dei modelli standard per comunicare la strategia in modo strutturato. Ad esempio è possibile utilizzare il Business Motivation Model o la BAL Scorecard, che a me personalmente piace in modo particolare, o la SWOT analysis. Il secondo passo è quello di progettare dei nuovi modelli di business, nuovi ecosistemi di valore, delle nuove esperienze per i clienti, ad esempio, e al fine di decidere la migliore linea d'azione è necessario spesso valutare diversi scenari e magari confrontarli tra di loro. E quindi anche qui ci sono dei modelli, ad esempio dei diagrammi, ad esempio la Customer Journey Map, esiste, to be, e così via. Durante la fase di analisi, invece, Bits Design mette a disposizione i vari layer architetturali e diciamo, mette a disposizione delle funzionalità che permettono di verificare i cambiamenti, di fare delle gap analysis, analizzare dove, ad esempio, allocare
proprio budget, i propri investimenti e così via. Durante la fase di trasformazione vengono messi a disposizione dei modelli che consentono di pianificare e comunicare anche la tabella di marcia dei cambiamenti, quindi a tutta l'azienda, l'organizzazione, a valutare le dipendenze tra i vari progetti, oltre le varie architetture, e a valutare gli impatti per evitare sprechi e ritardi imprevisti. E infine, vi è la governance, che viene gestita mediante tool di reportistica e di dashboard, che forniscono informazioni preziose a supporto delle decisioni, per verificare appunto lo stato anche del cambiamento. Quindi ci sono una serie di diagrammi e modelli appunto che permettono di gestire la digital transformation. Adesso vorrei passare direttamente alla fase di demo. Ecco, questo è il tool. Si basa, diciamo, su repository. Il repository lo potete vedere, questo si chiama, diciamo, il linguaggio Business Design, il model package, dove abbiamo diversi modelli, quindi dati di Business Design, varie cartellette, quindi suddivise in questo caso, in questa demo, nelle fasi che abbiamo visto prima. Partiamo anche da delle viste dall'alto verso il basso. Come dicevo prima, possiamo ad esempio visualizzare dei modelli che ci consentono di gestire la strategia, ad esempio di gestire i nostri obiettivi. Quindi ci sono una serie di modelli che ci permettono di raggiungere gli obiettivi e di fissare degli obiettivi. Questi obiettivi ovviamente sono legati ad altri oggetti del model package. Quindi, come vedete, se io clicco, ho cliccato adesso su uno, diciamo su un oggetto, e visualizzo che questo oggetto è collegato a delle iniziative, che sono questi oggetti rosa, a dei business object, a delle capability e così via. Quindi abbiamo un mondo relazionato in cui io posso fare appunto questa analisi e posso capire quali conseguenze, perché sto attuando un certo cambiamento. Giusto per far vedere qualche altro modello, vediamo questo, ad esempio, questo è il modello di Bar Scorecard. Vale lo stesso principio di quello che dicevo prima. Ha un altro modello interessante, Capability Model, per cui, come vedete, anche qui ho le mie capability. Posso ovviamente visualizzare velocemente così associato. E quindi posso fare delle analisi. Uno strumento molto utilizzato è quello della Color View, per cui posso vedere immediatamente, ad esempio, un'iniziativa a quale capability è collegata. Questa è una delle funzionalità tipiche che vedremo magari più volte durante questo webinar, questa demo, dove si vede appunto che dove consente di mettere in evidenza immediatamente delle informazioni per chi poi deve prendere appunto le decisioni. Ecco, per esempio, possiamo vedere dove abbiamo i nostri investimenti. Quindi mettere anche un'altra funzionalità di highlight, quindi mettere in evidenza delle informazioni che ci servono, basandosi su che cosa? Su attributi o su relazioni con altri oggetti. Una mappa fondamentale è l'application landscape. In questo caso riusciamo a vedere tutti gli applicativi scomposti per tipologia. E se vado ovviamente su un applicativo, prendiamo ad esempio Salesforce, anche qui posso navigare,
posso visualizzare tutte le informazioni associate, per esempio vedrò subito che ci sono tre iniziative collegate, vedo subito con quali altri applicativi, no? Da quali altri applicativi ha degli input, quindi riceve delle informazioni, dei dati, così vedo a chi dà dei dati. E queste sono funzionalità molto importanti. Una funzionalità particolarmente interessante è quella di generare delle viste. Per cui io posso, partendo da un oggetto, generare una vista al momento, dove posso anche filtrare per tipo di oggetto, per relazione, per posizione all'interno del repository. E quindi posso vedere immediatamente Salesforce, in questo caso, a quali altri oggetti, quali altri layer è collegato. E posso continuare con la mia analisi, ad esempio, se parto da un progetto, posso generare di nuovo la vista. In questo caso li potrei dire in current view. E quindi visualizzare che questa iniziativa non solo coinvolge Salesforce, ma coinvolge anche un altro applicativo, diciamo un DB del marketing. E addirittura questa iniziativa è collegata a un'altra iniziativa ancora. Per cui vedo tutti gli impatti, questo in maniera anche abbastanza semplice e interattiva. Utilizzando ancora la color view, posso mettere in evidenza molte informazioni, ad esempio quali iniziative sono in corso per quali applicativi. Ma cioè, questo principio, questa funzionalità la posso applicare in qualsiasi momento su tutte le informazioni. Adesso andiamo a vedere ad esempio un altro modello, andiamo a vedere il target. Ecco, questo ad esempio è un modello 2B di una mia architettura e anche qui posso arrivare a modellare, diciamo, avrò i processi, vedrò l'interazione tra i processi e gli applicativi e il collegamento. Iniziamo dall'alto, il collegamento tra la capability e i processi, quindi questi processi realizzano una certa capability e gli applicativi supportano i processi e sono collegati, quindi hanno accesso a dei dati. Posso ovviamente modellare i dati anche in dettaglio con diverse modalità. Quindi Entity Relationship Diagram piuttosto che altri modelli disponibili. E anche qui potrò fare delle analisi. Potrò, ad esempio, se facciamo un'altra, visualizzare la differenza tra i vari plateau. Potrei scegliere la differenza tra current e il target e quindi vedere subito a colpo d'occhio non solo quale sarà la mia architettura futura, ma anche quali oggetti sono presenti già oggi nell'architettura corrente, saranno presenti anche nel target e quali invece sto introducendo. Questo è collegato anche ovviamente al linguaggio Archimate e al collegamento tra i vari, diciamo, tra gli application, tra le applicazioni e i plateau che appunto rappresentano gli stati. E vediamo in questo caso anche come ci saranno delle iniziative che portano la transizione tra il current e transition e poi dal transition al target.
quindi riusciamo a vedere tutte queste informazioni. Ecco, volevo mostrarvi un diagramma particolarmente interessante, che è quello dell'application lifecycle, dove vediamo questi in realtà sono degli applicativi. Sono gli applicativi che abbiamo visto prima. La differenza è che qui vediamo qual è il loro ciclo di vita, quindi vediamo in che stato si trova e si trovano e si troveranno nel ciclo di vita. E volevo mettere in evidenza che c'è questa parte rossa dove praticamente si evidenziano dei conflitti. Cioè io ho un applicativo che mi dà degli input che sarà dismesso, diciamo, prima dell'altro, e quindi mi mancheranno gli input. Quindi ecco come diventa importante avere un insieme di informazioni collegate tra di loro, che mi mettono in evidenza ciò che invece non potrei vedere a colpo d'occhio immediatamente, mediante della documentazione cartacea, mediante dei PowerPoint o dei Visio. Questo ovviamente, se attivo sempre la solita modalità di Navigator, vediamo che appunto è un oggetto tipo application, un'applicazione, e anche qui riusciamo a navigare. Altro, per esempio, giusto per farvi vedere qualcosa, ovviamente, un altro modello importante è quello del project roadmap, dove io posso vedere l'interrelazione tra i vari progetti. E quindi posso vedere, ad esempio, che c'è un progetto che insiste su più applicativi o che ci stanno dei conflitti tra i vari applicativi. Quindi, come vedete, ho una visione immediata di quello, non solo di quello che è il piano delle mie iniziative, quindi come sto trasformando digitalmente la mia azienda, la mia organizzazione, ma anche di quali sono tutti i collegamenti, perché poi sono collegamenti che ci sono non solo nei modelli, nei diagrammi, ma ci sono nella vita reale. Cioè i progetti davvero poi hanno dei conflitti, non è soltanto un conflitto che noi disegniamo all'interno di un modello. Volevo farvi vedere ancora qualcos'altro, sempre sulla parte di Enterprise Studio. Ecco, importante, per esempio, è anche la capacità di analisi sui dati e sulle informazioni. Quindi qui c'è un piccolo esempio, ma noi nei progetti abbiamo anche attuato diciamo, delle versioni estese di questo modello. Come vedete, io ho la classificazione, questo è un oggetto che mi permette di classificare i miei dati, io l'oggetto dato, e quindi posso fare delle analisi, vedere ad esempio per la privacy qual è l'impatto, e quindi mediante questa classificazione immediatamente vado a vedere quali sono i dati più sensibili. E questo mi consente poi di riportare queste analisi anche su altri diagrammi e quindi visualizzare, ad esempio, a colpo d'occhio quali sono gli applicativi più sensibili, diciamo, che sono impattati da questo tipo di analisi, in questo caso la privacy, ma potrei farlo anche su altri, diciamo, su altri livelli di sicurezza. E quindi poi ovviamente visualizzare i dati e così via. Adesso non entro molto nel dettaglio, poi se c'è interesse ovviamente possiamo approfondire le tematiche. Ecco, a questo punto volevo andare su Horizon. Ecco, questo che vedete invece è Horizon. Come vedete, in realtà ripubblica le stesse informazioni
che sono state disegnate su Enterprise Studio, per cui vedete il business model, business motivation model, il capability model, application landscape, eccetera. Ad esempio, volevo mostrarvi questo diagramma che mi sembra interessante, perché è un diagramma che a colpo d'occhio dà delle informazioni. Ad esempio, dove è allocato il budget, su quali iniziative è allocato il budget, piuttosto che le iniziative. E così via, degli indicatori. E questi sono tutti oggetti che sono navigabili, per cui quando io clicco su un oggetto, anche se clicco su una torta, visualizzo le proprietà dell'oggetto e le relazioni dell'oggetto. Quindi anche qui posso navigare come facevo prima, soltanto che ricordate quello che dicevamo prima, su Horizon non vanno soltanto gli Enterprise Architect, non vanno soltanto i Solution Architect o comunque tutti quelli coloro che devono progettare, disegnare gli applicativi, ma possono andare tutti. Poi ovviamente sicuramente System Owner, sicuramente tutti quelli che sono interessati ad avere delle informazioni architetturali. Se arrivo ai processi, sicuramente tutti, perché tutta l'azienda è interessata a visualizzare quella che è la business architecture, quindi l'architettura dei processi, piuttosto che la comunicazione della strategia. Ritorniamo di nuovo al nostro modello principale. Possiamo anche qui vedere gli obiettivi. E visualizzare tutte le relazioni. E così via. Quindi vi sto facendo vedere le stesse cose che abbiamo visto prima, giusto per farvi vedere qual è la differenza, no? Tra ovviamente un tool che serve per disegnare, per progettare, e un altro tool che invece è fatto per comunicare. Posso visualizzare ovviamente i processi, se sono stati disegnati, e posso anche qui fare delle analisi. Visualizzare ad esempio dov'è il transition, target, current, quindi visualizzare in 2B, ma anche le differenze, avere una gap analysis rispetto al transition e al, diciamo, alla transizione e alla situazione corrente. Quindi vediamo le stesse informazioni che abbiamo visto prima. Ritorniamo. Un modello, ad esempio, che prima non vi ho fatto vedere è questo, quello del journey, quindi farvi vedere qual è l'andamento, no? Del cosa fa il processo, diciamo, dell'utente e la sua soddisfazione. Se vado sull'Application Landscape, ovviamente posso cliccare su un applicativo, posso visualizzare anche qui le proprietà, i documenti, la documentazione, quindi una descrizione, le metriche, e anche qui posso fare delle analisi. Posso vedere per esempio quali sono quelli critici. Quindi metto in evidenza immediatamente le informazioni e rendo queste informazioni disponibili potenzialmente a tutta l'azienda, a tutta l'organizzazione. Posso anche creare dei grafici. Ad
esempio. Ecco, posso mettere in evidenza immediatamente i costi dei vari applicativi. Ovviamente posso segregare le informazioni, posso crearmi dei siti che visualizzano queste informazioni e altri siti che, non, che diciamo per tutti che visualizzano meno informazioni o soltanto alcune, diciamo posso distinguere anche rispetto all'audience che ho. Ecco, prima di, volevo farvi vedere altre due cose su Horizon. Una prima volevo soltanto accennarla, che anzi non vi ho fatto vedere ancora una cosa importante, il fatto che io posso comunque cliccare su un elemento e visualizzare una sorta di scheda con tutte le informazioni e tutti i collegamenti. In più posso vedere immediatamente in quali altri diagrammi si trova quell'oggetto e posso continuare a navigare. Quindi potrei aprire un altro oggetto e così via, un altro modello, un altro diagramma e continuare a navigare. Un'altra funzionalità importante è quella che ho una serie di workflow che posso attivare. Appunto, questa è qualcosa che non vedremo in modo approfondito, magari lo possiamo approfondire in un altro momento, però io posso, ad esempio, richiedere delle change request, posso richiedere, diciamo, delle approvazioni e così via, ma addirittura posso creare degli oggetti. Posso creare degli oggetti all'interno del model package. Quindi tendenzialmente, diciamo che io potrei avere due tipologie di utenti, quelli che visualizzano soltanto le informazioni e quelli che invece agiscono, anche se non direttamente su Enterprise Studio, mediante il tool di visualizzazione, appunto Horizon. Ecco, ci resta ancora qualche minuto per dare spazio alle domande. Volevo farvi vedere anche le dashboard che si possono creare. Ovviamente qui parliamo di una demo, quindi di un model package, di un repository che è fittizio, però ecco, abbiamo creato una pagina con delle dashboard e vedete qui che ci sono 62 applicazioni, abbiamo un costo totale, vediamo dove stanno, quindi possiamo poi vedere dove stanno queste applicazioni anche mediante una mappa, possiamo vedere come sono scomposte per costo, per range di costo o per licenza, possiamo vedere le 5, ad esempio, le 5 applicazioni più costose. Possiamo vedere come siamo messi anche dal punto di vista dei rischi, oppure possiamo vedere quali sono gli applicativi tollerati, quali sono quelli che dobbiamo eliminare perché magari sono troppo costosi, no? Quindi lo facciamo proprio grazie a queste informazioni, quelli che vogliamo migrare e quelli su cui invece bisogna investire. Quindi sono tutte informazioni che possiamo dare e poi ovviamente possiamo creare anche delle tabelle di dettaglio. Questa reportistica è del tutto interattiva, per cui io per esempio potrei prendere gli applicativi più costosi, automaticamente, come vedete, filtra anche a livello di costo, a livello di numero di applicativi, quindi quali sono, me li mette sempre in ordine per quelli che abbiamo selezionato. Così via, quindi anche qui come vedete diminuisce il numero degli applicativi. Possiamo vedere per esempio quali sono in Olanda, quindi filtro a questo punto avrò 6 applicativi, il mio costo totale ovviamente diminuisce e anche qui posso continuare a fare le mie analisi e vedere cosa devo fare di questi applicativi. Ovviamente questo si basa su delle metriche, degli attributi che io ho a livello di singolo applicativo. Quindi posso continuare a filtrare. Filtrare per tipologia
e ovviamente posso esportare in Excel questi dati. Quindi posso arrivare sino a singolo applicativo. Quindi posso fare il drill down delle informazioni, capire per ogni applicativo dove mi trovo, oppure fare delle analisi più ampie. Ecco, considerate che ovviamente c'è un lavoro di personalizzazione di quello che è questo mondo, quindi non solo dei diagrammi che abbiamo visto prima, delle modalità di quali diagrammi bisogna scegliere, bisogna utilizzare, ma anche della reportistica e di quello che vuole essere, quello che si deve pubblicare su Horizon.